Buongiorno a tutti. Questo è il tavolo dei postali, edizione 2021. Io sono Bruno Crevato Selvaggi, il direttore dell'Istituto di Studi Storici Postali, che coorganizza il tavolo dei postali assieme all'Unione Stampa Filatelica Italiana, presieduta da Fabio Bonaccina, al quotidiano di informazione filatelica online Baccari News diretto da Fabio Bonaccina e con il supporto e la partecipazione del Museo Storico della Comunicazione che afferì, diretto dalla dottoressa Graziella Rivitti, che afferisce al Polo Culturale del Ministero dello Sviluppo Economico, Polo Culturale diretto dalla dottoressa Gilda Gallerati. In condizioni normali chiederei alla dottoressa Gilda Gallerati, che è collegata con noi, come in tutte le precedenti puntate di questa edizione, di porci il suo saluto, ma oggi è qui in veste di relatrice e quindi lo farà direttamente nel corso della sua relazione. Do quindi immediatamente la parola a Fabio Bonaccina, presidente dell'Unione Stampa Filatelica Italiana e direttore del quotidiano di informazione filatelica online Baccari News, che ci presenta il tavolo dei postali. Prego. Sì, buonasera, benvenuti. Questa è l'ultima puntata, come si diceva, di questo secondo ciclo. L'idea del tavolo dei postali nasce nel 2018 come progetto, così come idea, diciamo, viene concretizzata nel 2019 a Prato, rilevando che in Italia ci sono diverse realtà, anche completamente diverse fra di loro, che si occupano del settore postale per altri fini, paralleli se si vuole, ma non esattamente quelli istituzionali, della posta. Cioè la posta non necessariamente per spedire una comunicazione da A a B, ma per fare altro. Abbiamo individuato quattro binari, che sono quelli che hanno ispirato sia l'incontro del 2019, sia questo profilo digitale: arte, intrattenimento, cultura, conservazione. Abbiamo sentito, stasera abbiamo l'undicesima testimonianza, realtà private, pubbliche, associazioni private che fanno del sistema postale appunto qualcosa che più o meno o è arte o è intrattenimento o è cultura o conservazione o molto più facilmente diciamo un insieme di questi elementi dove magari prevale uno o prevale l'altro. Questa sera quindi concludiamo con quello che virtualmente in questi 11 incontri ci ha ospitati, sperando e ce lo auguriamo tutti che ben presto sia possibile anche arrivarci fisicamente. Lascio quindi la parola alla dottoressa Gilda Gallerati per il polo culturale del Ministero. Grazie. Bene, allora, come dicevamo, questa edizione, questa puntata, la nostra relatrice, la dottoressa Gilda Gallerati, responsabile del Polo Culturale del Ministero dello Sviluppo Economico, che ci parlerà del Museo Storico della Comunicazione. La dottoressa adesso avvia la condivisione del suo schermo. Prego per la sua relazione. Salve a tutti, intanto grazie per la vostra presenza. A me oggi è il difficilissimo compito di accompagnarvi l'abbiamo definito un grand tour nelle collezioni del museo, forse la definizione è un po' eccessiva, ce lo perdonerete, diciamo, sappiamo che i grand tour hanno avuto il sapore dell'iniziazione per i giovani della nobiltà europea, hanno diffuso la conoscenza geografica, sociologica, antropologica e culturale nel secolo che va dall'illuminismo al romanticismo. Certamente non puntiamo a tanto, è chiaro che si tratta solo di una metafora, insomma, e quindi questo è il senso del Grand Tour. Ovviamente io vi lancerò, potrò fare soltanto diciamo darvi alcuni spunti. Il museo è grandissimo, ha una collezione talmente ampia. Non ho potuto aprire le cassaforti, quindi mi perdonerete per questo, è tutto molto complicato, quindi diciamo le nostre cose più preziose non le ho potute tirare fuori, ma verrete a vedere
il museo e quindi vedremo di farlo poi all'occasione. Io condivido lo schermo, la mia relazione è fatta di slide e non solo. Continuo a vedere questo? Vedete solo lo schermo voi? Sì, va benissimo. Ok, perfetto. Metto, ecco qua. E quindi dicevo, allora, il Museo Storico della Comunicazione ha una collezione di una consistenza e unicità talmente importanti che meriterebbe di essere definito museo nazionale, ma insomma lo sappiamo, il nostro è uno strano paese e lo dimostra poi il fatto che ha vissuto fin dall'istituzione, fin dal primo nucleo e fino ad oggi, un percorso ad ostacoli lastricato di una scarsa consapevolezza da parte delle istituzioni culturali sulla sua importanza e sul valore della sua funzione. I musei comunque, come il nostro, raccolgono i passi che l'umanità ha fatto nella storia e nella scienza, costruiscono percorsi interpretativi per costruire le comunità e le identità e restituiscono un modo di vedere la storia, di raccontare il contributo che uomini e donne hanno dato all'evoluzione umana, proprio come i Grand Tour, in definitiva. Ma vediamo da dove veniamo e chi siamo. Questa immagine io l'ho tratta da una rivista dove l'amico Fabio ha qualche anno fa fatto una storia, ha riportato una lunga storia dettagliata del museo. Ho attinto a quell'articolo, Fabio, quindi ti cito come fonte. I primi 30 anni del museo sono stati anni, 30 anni, non pochi. Lo hanno visto passare da Firenze, diciamo accrescendo il patrimonio da telegrafico a postale, fino all'ampliamento filatelico e poi trasferirsi a Roma nel 39. Poi c'è stato un lungo periodo di chiusura per la guerra. Qui vediamo una foto che è del 59, esattamente 62 anni da oggi. Il 21 giugno il nuovo museo viene non aperto al pubblico ma inaugurato nell'ufficio di Roma Prati, grazie alla presenza del ministro, alla presenza della vedova di Guglielmo Marconi e alla presenza di Antonio Diena. Antonio Diena era un filatelista e bibliotecario del Ministero delle Poste e Telegrafi. Io qui mostro la foto dell'ufficio postale dove fu messo il nuovo nucleo, diciamo il nuovo museo della Poste e Telegrafi, all'ultimo piano. Qui vedete di questo edificio, ho scritto Diena era sconfortato perché in realtà lo spazio era poco, perché la sede quindi era inadeguata, il museo lo conoscevano in pochi, c'era una scarsa campagna informativa. Il 20 marzo del 61 l'esposizione e il percorso erano più o meno questi e la superficie era questa. Nel 1982, quindi il 20 febbraio, l'anno prossimo noi faremo i 40 anni della inaugurazione del nuovo museo. Le esposizioni e il percorso sono diversi, ovviamente. Questa è l'entrata del nostro museo, la prima sala, e questo è il percorso, la pianta. Sono circa 3.500 metri quadri. Alcuni di voi sanno che il museo per un terzo è incomodato d'uso su una proprietà che nel frattempo è diventata di Poste, ma abbiamo incomodato, diciamo che probabilmente andrà avanti ad libitum, salvo che sembra che stia procedendo diciamo l'accordo con il demanio per lavori importanti di ristrutturazione del museo e spostamento del museo. Comunque dal 2014 il museo è entrato a far parte del polo culturale del Ministero dello Sviluppo Economico. Il polo insieme alla biblioteca, ecco la biblioteca di Viale America, che possiede, che ha un posseduto di circa 150.000 volumi che si vanno ad aggiungere ai 70.000 della biblioteca delle corporazioni, che è qui al settimo piano di Via Molisi, a quella del commercio con l'estero che è di altri 150.000 volumi, quindi superiamo i 400.000 volumi. Questo è l'ingresso, eccolo qui, la prima sala del nostro museo con l'antico ufficio di posta. Io vorrei adesso mandare un video
Lo vedete? No, non ancora. Allora aspetto un attimo che compaia. Non succede nulla, forse devi cliccare sopra quell'icona oppure mandarlo a parte. Io sono in condivisione dello schermo. Comunicare il più rapidamente possibile. Lo vedete? No, lo sentiamo, ma non lo vediamo. Questo è un bel problema. Allora interrompo la condivisione e provo a farla ripartire. Sì, metti solo il video e condividi. Adesso? Adesso vediamo. Comunicare il più rapidamente possibile il maggior numero di informazioni e, se possibile, in modo tale che nessun eventuale nemico vi possa capire bene. Queste sono state delle esigenze che l'uomo ha sempre cercato di risolvere fin dall'antichità. Già, ma come riuscirci? Alcune soluzioni davvero ingegnose si trovano qui, nel Museo delle Poste e Telecomunicazioni di Roma. Segnali di fumo, strumenti a fiato, a percussione, persino l'imitazione di diversi animali sono stati i metodi più antichi. Poi, con l'invenzione della scrittura, le grandi civiltà organizzarono e perfezionarono i primi servizi postali, per così dire, attraverso l'uso di messaggeri che a piedi o a cavallo percorrevano grandi distanze. Dell'impero romano, per esempio, esisteva una rete di quasi 100.000 chilometri di strade costruite apposta per recapitare in breve tempo lettere e messaggi. Sul finire del Settecento, in piena rivoluzione francese, un abate e fisico, Claude Chappe, mise appunto un sistema per mandare dei messaggi in codice ancora più efficace. Ecco questo modellino, dovete immaginare questa struttura alta parecchi metri e posizionata in cima alle torri. Vedete, gli addetti, girando delle leve che agivano su dei cavi, riuscivano a posizionare queste tre assi secondo almeno 200 combinazioni diverse. Quindi era un sistema abbastanza complesso per mandare dei messaggi in codice, anche molto lunghi, ma aveva un problema. Costava molto realizzare questa rete di strutture e poi, soprattutto in condizioni di maltempo, di scarsa visibilità, era praticamente muto. La svolta tecnologica viene con la scoperta dell'elettricità e dell'elettromagnetismo e con le infinite applicazioni, un nome per tutti, il sistema Morse, con il suo codice di linee e punti. Tra gli innumerevoli telegrafi esposti qui nel museo ce n'è uno davvero particolare, eccolo. Particolare perché innanzitutto ha una tastiera che ricorda un po' quella dei nostri computer, ma è identica a quella dei pianoforti. In pratica qui l'operatore, il telegrafista, suonava, se così vogliamo dire, le parole. E poi la particolarità di questo congegno è che funziona senza elettricità. Bastava girare questa leva e si metteva tutto in moto. Il peso lentamente scendeva e faceva girare i meccanismi e l'operatore cominciava a scrivere il messaggio. Quando il peso arrivava a fine corsa e bisognava ricaricare questa apparecchiatura, ecco quello che faceva, lo ricaricava a pedale. In questi campi di ricerca gli italiani, bisogna dirlo, hanno avuto un ruolo di primo piano. Se Galvani e Volta hanno fornito, per così dire, la benzina grazie agli studi sull'elettricità, nella metà dell'Ottocento Giovanni Caselli realizza questo strumento ingombrante ma molto efficiente. È il pantelegrafo. Se volete, è l'antenato del fax. In effetti era un telegrafo in grado di inviare documenti, disegni, eccetera. In questo museo ovviamente non poteva mancare l'invenzione di Meucci, il telefono. E qui su questo tavolo ne abbiamo tre esemplari, ma esemplari davvero particolari. Questo, per esempio, è il telefono che ha usato sul finire dell'Ottocento la regina Margherita. Aveva, lo vedete, una forma molto particolare e anche la cornetta pesava quasi un ferro da stiro. Questo invece è il telefono utilizzato al Quirinale da Re Vittorio Emanuele III. Aveva questa piccola manovella e poi, ovviamente, aveva una forma già diversa rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza. Questo invece è il telefono che usava il duce a Palazzo Venezia e tra l'altro aveva anche il simbolo dietro. Ma la cosa curiosa è che rispetto agli altri già si vede il disco selettore e soprattutto un bottone. Quando il duce sollevava la cornetta e voleva parlare senza essere ascoltato,
premeva questo bottone rosso. Ma forse l'oggetto più particolare è questo piccolo gruppo di fogli. Sapete cos'è? È un elenco telefonico, rispetto ai nostri decisamente sottile, appena 14 pagine. Ma chi erano gli abbonati, così si chiamavano? Eccoli qui, erano persone scelte, lo si capisce, nella popolazione a tutti i livelli. C'erano dei professionisti, dei chirurghi e c'erano anche degli uffici importanti. La cosa interessante è che nessuno aveva un numero di telefono. In pratica sollevava la cornetta e subito si metteva in contatto con il centralino chiedendo di parlare con un altro abbonato. Le grandi conquiste nel campo dell'elettromagnetismo portano all'incredibile opera di un altro genio italiano, Guglielmo Marconi. Da quel momento si apre una nuova era e l'evoluzione della comunicazione basata sull'elettromagnetismo non conosce soste. E se oggi riusciamo a parlare con un amico lontano o da un altro continente, e ancora di più se abbiamo potuto sentire le parole del primo uomo sulla Luna, lo dobbiamo alla straordinaria intuizione e invenzione di Marconi. E questa incredibile storia della comunicazione che vi abbiamo riassunto adesso in pochi minuti, con questa lunga evoluzione di strumenti, marchingegni, invenzioni e uomini, ebbene, in fondo si trova tutta riassunta in un piccolo oggetto che teniamo in tasca e che usiamo ogni giorno. È il cellulare. Bene. Ho preferito riutilizzare per gentile concessione, naturalmente, di Alberto Angela questo video che è stato girato al museo, perché insomma i mezzi a disposizione e chi fa questo lavoro di divulgatore è bene che venga proposto in queste occasioni, sarebbe stato difficilissimo per me dire meglio. Vorrei soltanto aggiungere due nomi adesso ricondividerò nuovamente, lo vedete? No, non ancora. Perché non vedo più? Prova a uscire dalla condivisione e reinserirti. No. Aiuto. Mi si è impallato tutto. Allora. Bene, tu fai le prove con calma. Ecco, stai ricominciando, perfetto. Qui sei su un altro video, sei ritornata al tuo PowerPoint. Ok, perfetto. Allora, volevo, rimetto di nuovo la, eccolo qui, ritorniamo un attimo nell'ufficio postale degli Stati Proprietari, dove Alberto Angela ha fatto, diciamo, la maggior parte delle sue riprese. Volevo aggiungere due nomi a quelli che ha fatto Alberto Angela. Mi piace farlo con questo simbolo, un bozzetto, questo l'abbiamo utilizzato quando abbiamo organizzato la visita Tracce di Donna. Come abbiamo detto in altre occasioni, nel nostro museo le donne sono presenti soltanto come allegorie, metafore, cerchiamo di farle emergere a tutti i costi. Ecco, a proposito dell'ufficio postale dell'antico stato preunitario di Parma, Piacenza e Guastalla, ai ragazzi che vengono in visita e alle ragazze raccontiamo la storia di Maria Luigia. Noi abbiamo al museo questo quadro ad olio di Francesco I, arciduca Francesco I, padre di Maria Luigia, d'Asburgo-Lorena. È stata imperatrice dei francesi, è stata moglie di Napoleone. Perché mi piace raccontare la sua storia molto brevemente? Perché la storiografia intorno a lei narra una donna con un carattere fragile,
bisognosa di appoggiarsi a un compagno, a un uomo. E lei era una donna in realtà coltissima, conosceva il francese, l'inglese, lo spagnolo, beh, come molte naturalmente donne destinate a sposare uomini di altissimo rango, l'italiano, il ceco, l'ungherese, qualche rudimento di turco, latino e greco lo parlava correntemente, tutti i giorni ripassava queste lingue antiche. Conosceva la logica, la storia, la matematica, la geografia, la statistica, il diritto, la musica e la pittura. È difficile immaginare che non fosse una donna con uno spirito critico in grado di farle fare compiere delle scelte. Era una donna molto bella, come vedete da questo quadro. Noi al museo non abbiamo immagini di Maria Luigia. Una donna sensibile che viene descritta dalla storiografia, come dicevo, come insicura e perennemente alla ricerca di una protezione di conferme affettive. In realtà era una donna alla quale venivano destinati uomini da sposare dal padre, al quale era molto legata, la madre muore giovane dopo aver dato alla luce, non so, il 19° figlio. Lei sposa Napoleone su suggerimento di Metternich, gli dà il figlio che la prima moglie, Giuseppina Barnouët, non gli ha dato. Quando il suo astro si offusca, lei cessa di essere l'imperatrice dei francesi, resta la sovrana del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. A questo punto le fu affiancato un uomo, un nobile, un generale, per sorvegliarla e consigliarla. Lei se ne innamora di fatto, hanno una relazione molto intensa, gli darà due figli, quando Napoleone muore lo sposerà morganaticamente. Maria Luigia fu una donna molto amata e una grande riformatrice. Lei diceva: io vivo in un paese piccolo ed ho la possibilità di rendere felici queste poche persone, 400.000 anime che vivono in questo piccolo stato. Lei realizzò importanti lavori pubblici, ma la cosa interessante è che si occupò molto della condizione femminile. Nel 17 dell'Ottocento inaugurò l'Istituto di Maternità, una clinica di ostetricia universitaria, e riorganizzò l'università, di fatto. Ora, ripeto, la ricerca storica ci dice che era bisognosa di appoggiarsi ad un uomo di fiducia. In realtà le furono affiancati uomini che appunto la controllassero. Ha avuto tre mariti. Quando è lì per morire, lascia una lettera nella quale dice: alla mia morte non fate molto rumore, perché in fondo non sono che una donna che ha vissuto in un'epoca più grande di lei. Tre anni dopo la sua morte, nel 1850, sarebbe stato adottato il primo francobollo adottato in Italia, negli stati preunitari e nel Lombardo-Veneto. Un altro nome che mi piace affiancare a lei, e qui facciamo, diciamo, è più o meno sua contemporanea, c'è, diciamo, una dicotomia tra le immagini. Lei è Ada Byron. Ada Lovelace Byron era la figlia illegittima di Lord Byron. La metto vicino all'Elea 9003 che è nel nostro museo, perché è molto legata ai computer. Lei nasce a Londra nel 1815. La madre divorzia dal padre poco dopo la sua nascita, e affinché non fosse come il padre dedito alla poesia, quindi squattrinato, la conduce sugli studi scientifici. Aveva la passione per la matematica, sarà proprio la sua capacità di intuire e di vedere al di là dei suoi contemporanei a portarla intorno alla metà degli anni 30 dell'Ottocento ad entusiasmarsi per le ricerche di un matematico di Cambridge, Charles Babbage, che lavorava da anni alla progettazione dell'Analytic Engine. Babbage stava lavorando a questo progetto, presenta i risultati del progetto a Torino. Un matematico italiano, Menabrea, traduce la relazione in francese. Nel 1943 Ada Byron, già sposata e con tre figli, traduce in inglese la relazione, ma produce delle sue visioni, considerazioni innovative assolutamente. Di fatto, bisogna aspettare la seconda metà del Novecento per vedere riconosciuta Ada Byron di fatto come colei che getterà le basi per l'informatica. Nel 1979 il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti d'America ha onorato il ricordo di Ada Augusta Byron Lovelace, che è il nome del marito, battezzando Ada
un linguaggio di programmazione per grandi sistemi di calcolo particolarmente innovativo. E torniamo ancora un attimo sulle donne. Dove sono le donne nel museo? Eccole, sono nella collezione di gessi, nella gipsoteca di Martinuzzi del nostro museo. Rimandano alla telegrafia, all'elettricità, le abbiamo viste nei quadri che le raccontano come allegorie della posta e del telegrafo. E poi nella bellissima collezione Righetti Mazza, io spero veniate a trovarci presto, ma se andate sul sito www.portalecultura.mise.gov.it troverete nella collezione tutti gli oggetti della collezione Righetti Mazza, che è davvero una collezione ricchissima che il museo acquistò alcuni anni fa. Ma eccole ancora le donne, le abbiamo viste qualche settimana fa quando abbiamo parlato delle postine, delle donne nelle telecomunicazioni. Qui le vediamo ancora in scarso numero insieme a colleghi uomini, tanti, in un ufficio telegrafico. Nell'altra immagine vediamo un numero più consistente e qui le vediamo in questa immagine notissima, numerose telegrafiste assunte anche perché pagate meno, avevano delle ditine, delle dita più piccole, quindi erano più rapide, più veloci. Vediamo qui l'immagine probabilmente del responsabile, sono delle operative, diciamo delle operatrici. Ma torniamo un attimo su un altro elemento del museo che è vicino all'ufficio postale antico. Questo è un fornetto di disinfezione. Probabilmente io dico cose che alcuni di voi già conoscono, io non sapendo quali sono coloro che sono presenti oggi ho dovuto cercare di fare una rapida carrellata. Questo è un fornetto di disinfezione utilizzato nell'Ottocento. È chiaro che dalla disinfezione alla censura il passo è breve. Qui si metteva la legna, si affumigavano le buste, successivamente si bollavano, questo è un bollo dello stato papale, dello stato pontificio, netta fuori, sporca dentro, se si affumicava soltanto l'esterno, in alcuni casi si staccava la cera lacca, si diceva non aperta, quindi probabilmente semplicemente bucata, e poi si risigillava. Nel nostro museo abbiamo alcune immagini, ma insomma di modelli ovviamente di ufficiali telegrafici, soprintendenti delle poste pontificie. Abbiamo anche una giubba di gala del postiglione e abbiamo anche l'immagine, questa è successiva, qui siamo nel 1916, questa cartolina porta un'intestazione piuttosto interessante, dice una delle conseguenze della guerra, perché naturalmente la guerra porta le donne ad essere assunte dai sistemi postali per sostituire gli uomini in guerra. Questa è una divisa di portalettere, noi la chiamiamo la portalettere, la postina di città, è chiaro che è evocativa, lungi dall'immaginare che fosse così graziosa la postina che avrebbe probabilmente attratto gli uomini. Qualche anno dopo questa è la postina, ma anche questa è la postina rurale, è colei che in un mondo di analfabeti è alfabetizzata e quindi si affranca dalla famiglia dal punto di vista economico, ma non solo. È colei che porta le lettere fin nei più lontani villaggi contadini. Mi fa un po' pensare alla postina in rosso, non so quanti di voi la conoscono, la storia della postina in rosso, mi piace sempre ricordarla, è questa giovane cinese dello Yunnan che oramai è diventata direttrice di un piccolo ufficio postale, ma fino ad alcuni anni fa, fin quando non ha avuto un premio ad uno degli incontri annuali del Lupu, dove ha raccontato la sua storia, lei raccontava di essere appunto questa postina con la giubba rossa, non perché la cosa rimandasse al Partito Comunista, ma perché il rosso consentiva di poterla ritrovare se fosse caduta in burroni oppure nei fiumi, nel senso che lei nel Yunnan consegnava la posta nei villaggi più reconditi, anche addirittura appendendosi a teleferiche. Durante
diciamo, il 17, 18, 19 secolo la consegna dell'apposta era un fatto rischioso e quindi nel museo raccogliamo alcune pistole in dotazione pro caccia postali per la difesa dei valori trasportati. Questi sono altri strumenti a disposizione, accessori dei postiglioni, a disposizione dei postiglioni, e ovviamente abbiamo una collezione magnifica di guide, di itinerari. L'altro giorno, qualche settimana fa, quando abbiamo parlato del diario di viaggio delle due donne inglesi, delle nobili donne inglesi, così accennavo a qualche spunto tratto da queste magnifiche guide di viaggio che sono del 700 e una addirittura del 600, sono davvero un tratto magnifico che illustra la geografia, ma anche ovviamente la geopolitica europea. Questa è una lettera, a proposito delle aggressioni alle diligenze, è una lettera del 1810 in cui appunto si comunica la cattura degli assalitori a una diligenza postale. Piuttosto interessante. Ancora alcuni elementi. Questo è un giuramento di servizio. Non ho pubblicato il giuramento di taciturnità, ma quello di servizio è molto interessante per quanto ancora la presenza femminile. Eccola qui, la donna rappresenta l'allegoria della taciturnità velata. Ecco qui. E poi abbiamo un angolo che vi propongo che è destinato ai bambini. Questo è un angolo della didattica. Prima di arrivare alla telegrafia senza fili, noi abbiamo questo piccolo punto appunto didattico che racconta dei sistemi ottici all'applicazione dell'elettricità, la grande rivoluzione naturalmente che porterà alla telegrafia moderna. Io qui ho un altro video che vi voglio far vedere. Prima di farvelo vedere però, proprio oggi in biblioteca, stavo qui alla biblioteca storica a Palazzo Piacentini, che è la biblioteca delle corporazioni, a proposito di telegrafi. Questa è un'immagine tratta da Genti e Paesi del 32, sono tre volumi della Mondadori. Vi leggo la didascalia. Queste lunghe antenne dicono che la civiltà arriva. Una delle prime cose che fanno i bianchi, siamo nel 32, quando hanno esplorato una nuova regione, vogliono aprirla al traffico e di allacciarla al porto più vicino per mezzo del telegrafo. I negri che qui vediamo portare le lunghe e sottili antenne di ferro fuso sono indigeni del Tanganica. E quindi nel museo siamo a Meucci e a Marconi e su questo vi propongo un altro video. Avete la pazienza di aspettare un attimo. Se ci riesco. Della continua innovazione. Sentiamo l'audio, ma non vediamo il video. Sì, adesso lo ricondivido. Se ci riesco. Scusatemi, ma non ho capito che succede. Allora, devo tornare qui. Di schermo. Condividi. Perché non parte? Ora vedete? Ok. La storia della comunicazione, della trasmissione di plichi, pacchi, notizie che stiamo cercando di seguire è anche la storia della continua innovazione tecnologica.
cerca di rendere più veloce e più facile questa trasmissione. Guardate per esempio il modello di questo telegrafo a pale che abbiamo filmato. Voi vedete come pare, muovendosi, assumendo particolari inclinazioni, si trasmetteva una vista da una stazione all'altra, lettere e numeri, cioè messaggi. Siamo nel 1844, a Baltimore, negli Stati Uniti, un signore che si chiama Samuel Morse inventa un'altra macchina. Ora, con il telegrafo Morse, le comunicazioni ovviamente si semplificano grandemente. L'Italia aveva una sua rete telegrafica. Non soltanto aveva una rete telegrafica, aveva anche un'idea di come utilizzarla. Sentite che cosa il direttore generale dei telegrafi, Ernesto D'Amico, sentite cosa dice in una relazione del 1869. Doversi il telegrafo considerare unicamente come un fattore di prosperità che centuplica ciò che costa, se non il prodotto di tassazione, certo in accrescimento del benessere pubblico. Comunque il progresso è incessante. Dopo 20 anni già il telegrafo Morse è uno strumento praticamente superato o affiancato quantomeno dal telefono. Nel 1876 Graham Bell riesce ad avere il brevetto sul telefono, sottraendolo, è il caso di dire, al povero Antonio Meucci, che aveva avuto la prima idea, l'aveva chiamato elettrofono, pensate un po'. La voce che corre sul filo fu una delle più stupefacenti scoperte di quel tempo miracolistico ed esaltante che fu la fine dell'Ottocento, l'epoca Excelsior. Meucci, Bell, Righi, Marzi e i loro ingegnosissimi apparati appartengono ancora ai ricordi romantici del nostro tempo. La prima telefonata interurbana è quella che Re Umberto I, poi tragicamente assassinato nel 1901, fa dal Quirinale all'ufficio postale di Tivoli. Fa una telefonata talmente simbolica che, non sapendo che cosa dirsi attraverso quell'apparecchio, gli fanno ascoltare delle arie d'oro. E da via a via, com'era fino a poco più di 50 anni addietro, la comunicazione telefonica si è estesa a tutta una città, quindi nell'ambito di un'intera regione ed infine avvolgendo tutta la nazione, superando gli oceani, ha abbracciato il mondo. Chi è lontano, dovunque si trovi, oggi è vicino. Non mi sorprendete dall'ambiente curioso nel quale mi trovo. Questa è la cabina elettrica del Banfield Elettra di Guglielmo. Da qui vennero avviati i primi esperimenti. Ora pensate voi la differenza tra il povero Antonio Meucci, al quale venne strappata la sua invenzione del telefono, e invece il savoir-faire, possiamo dire, la potenza anche comunicativa di un uomo come Marconi, che arriva ad ideare il fatto che le onde elettromagnetiche potessero essere trasmesse senza l'aiuto di cavi. Marconi presenta, siamo alla fine dell'Ottocento, questo suo progetto al ministero italiano, il quale però non si fida della cosa, non la ritiene realizzabile e Marconi resiste e va a ripresentare lo stesso progetto in Inghilterra, in Gran Bretagna, dove invece nel 1896 viene brevettato con trademark inglese, salvo che su richiesta esplicita dello stesso Marconi l'Italia diventa titolare dello sfruttamento a titolo gratuito di questa invenzione. Possiamo dire che con la possibilità di trasmettere senza cavi si chiude la prima fase delle grandi invenzioni tecnologiche che accompagnano le telecomunicazioni. Ecco qui.
La cabina del Panfilo Elettra è nel Museo Storico della Comunicazione. Chi di voi è venuto al museo ha avuto il privilegio, come ce l'abbiamo noi che lavoriamo lì, di entrare nella cabina e di sentire l'odore del grasso del meccanismo di funzionamento che evidentemente ha impregnato tutta la strumentazione. Di Marconi conserviamo molte cose, ma la cosa più interessante che adesso ci prestiamo a far diciamo emergere dai nostri fondi d'archivio è tutta una documentazione a corredo del Panfilo, la progettazione del mezzo, il carteggio, la cosa molto interessante, i diari di bordo, sono molti, come vedete anche i quaderni di stazione. A leggerli si viene a conoscenza naturalmente dei viaggi numerosissimi in tutto il mondo che ha fatto il Panfilo, dettagliatamente riportati nei vari quaderni. Io qui ho ancora un altro video da proporvi. Questo è un video storico riguardante il Panfilo. Allora, vi sto annoiando? No. Lo spero. Dunque, devo rifare condividi. Okay. Lo vedete? Non ancora. Ora? Non sei in condivisione schermo. Ah. Ok. Adesso? Adesso sì. Il nome di Marconi significò dominio dell'etere.
quei tempi i naviganti non disponevano che delle segnalazioni con le bandiere. Secondo certi armatori bastavano. Le cabine Marconi costavano troppo. Nella notte del 24 gennaio 1909, il Transatlantico Republic ed il Piroscafo Florida navigavano presso Cedrinae. Terribile e alla collisione irrompono le cateratte mortali. Fino dal 1901 la compagnia armatrice del Republic aveva installato gli apparecchi Marconi a bordo dei suoi grandi transatlantici. Il radiotelegrafista Bills attacca la desolata ed incessante cantilena. S.O.S. salva le nostre anime. S.O.S. ripete il nastro morse delle navi vicine e lontane che procedono sicure lungo le loro rotte. L'apparecchio inventato per far parlare lo spazio... Oh, sono sul tavolo dei postali, ti chiamo fra mezz'oretta, quando è finito. La solidarietà degli uomini. No. Nella cabina di Pils il nastro morse comincia a muoversi. Porta la risposta dei soccorritori ai compagni. Tutti salvi. Accanto al capitano è rimasto Pils, inventando per primo il codice morale del radiotelegrafista. Nulla, dirà Pils, è più bello che vedere arrivare una nave di soccorso quando si affonda. E questa era opera di Marconi. Con il suo panfilo leggendario interrogò tutti gli angoli del globo. Gli esperimenti si susseguirono a ritmo incessante. Tra questi il collegamento tra la stazione di Colbu e l'Elettra a 4.000 km. Dimostrò che con poca energia alla trasmittente si potevano ricevere a grande distanza, per mezzo delle onde corte, a fascio, segnali chiari. E dopo questo altri collegamenti, come quelli dall'Inghilterra all'Australia, e dal Sudafrica all'India. Da bordo dell'Elettra, ancorata nel porto di Genova, Marconi invia impulsi telegrafici che, percorrendo 14.000 miglia, accendono le lampade del Palazzo Municipale di Sydney. Nel 1931 inaugura la nuova stazione della Radio Vaticana e nello stesso anno Marconi trasmette un segnale per l'accensione della statua del Redentore a Rio de Janeiro. E da bordo dell'Elettra nel 1934 inaugura la radioguida delle navi. L'Elettra, ceduto allo Stato italiano dalla famiglia del grande scomparso, viene affidato al Ministero delle Poste e delle Comunicazioni. Requisito dai tedeschi nel settembre 1943, trasformato in nave da guerra, è affondato durante un'azione bellica sulla costa dalmata, in acque poco profonde. Restituito all'Italia, rimorchiato verso Trieste, questo rugginoso relitto del Panfilo, testimone della gloriosa e perigliosa storia della celebre nave di Marconi, ricorda a tutti quell'uomo che con le sue invenzioni ha dato il via ad un mondo nuovo e meraviglioso, il mondo della radio, che è entrato integralmente nella vita degli uomini, ne unisce le voci e le guida nel grande viaggio verso lo spazio. Un mondo che oggi, come negli anni a venire, sarà sempre concorde nel tributare il meritato applauso. Un mondo che conserverà vivo il ricordo dell'uomo che seppe scoprire le forze occulte della natura. Eccoci qua. Dunque, noi conserviamo presso il Museo Storico, come vi dicevo, la ricostruzione quasi completamente in originale, nel senso che il soffitto, insomma, la boiserie è stata ricostruita della cabina del Panfilo Elettra. Il Panfilo fu poi, diciamo, la parte che si salvò fu disseminata sul territorio nazionale, quindi noi abbiamo, oltre che alla cabina, abbiamo anche delle turbine, ma una parte della chiglia è stata
acquistata, da quello che mi risulta, dalla società Leonardo, ed altri pezzi sono un po' disseminati in tutta Italia, con l'idea ovviamente tipica di appunto disseminare il ricordo e poterlo poi raccontare in più luoghi. C'è stato un progetto che aveva iniziato a portare avanti il sottosegretario Giacomelli qualche anno fa, cioè l'intenzione di ricostruire il Panfilo fisicamente. La cosa non, ovviamente non è andata avanti, il costo sarebbe stato troppo alto, quindi siamo così. Allora, ricominciamo nuovamente a dire qualche cosa. Sì, allora, la filatelia. Ecco, siamo arrivati alla filatelia. Che dire? La filatelia è nel nostro museo, abbiamo oltre 1 milione di pezzi, tanti di voi lo sanno, 1 milione di pezzi tra bozzetti, prove di colore, adottati, non adottati, francobolli, timbri, cioè abbiamo marcofilia naturalmente. Qui abbiamo, ho portato qualche piccolo esempio, abbiamo dei registri con dei prefilatelici. Questo è del 1760, è una lettera di raccomandazioni, in realtà è la risposta a una lettera di raccomandazioni fatta dal, di fatto questa è la risposta, dicevo, la persona che risponde dice: ho ricevuto la sua richiesta di segnalazione per, come dire, carriera militare, non garantisco sull'esito, ma ho fatto quello che ho potuto. Poi abbiamo 22 buste con applicato il francobollo non emesso del Gronchi Rosa. Io credo che tutti voi sappiate di che cosa stiamo parlando. Bruno, non è il caso che io racconti brevemente del Gronchi Rosa, no? Io credo che sia universalmente noto. Ecco, appunto, quindi vi faccio vedere soltanto alcune delle buste che conserviamo del Gronchi Rosa, queste buste affrancate naturalmente, poi ritirate, insomma il numero di quelle che sono sfuggite al ritiro sono circa 80.000, di queste sembra che 90 siano conservate nei musei postali, 80 destinati ad omaggi a diplomatici, noi ne abbiamo 22. Eccoli qua, soltanto alcuni. Alcuni di voi li conoscono benissimo. Ovviamente abbiamo poi dei bozzetti magnifici che sono delle vere e proprie opere d'arte. Queste sulla crociera transatlantica del generale Talbo e poi va bene, l'Italia al lavoro di Mezzana, sono soltanto alcuni. Una piccola curiosità, ma anche questa immagino che voi siate tutti esperti nel settore. Sono alcuni cosmogrammi, francobolli, una piccola collezione, diciamo. Questo ci è stato donato da Bolaffi alcuni anni fa, diciamo sono il nostro è il 614, il numero 614 di 1000, spedito a un equipaggio di una stazione orbitale Mir, timbrato con annullo ufficiale di Mosca e via dicendo. I messaggi siderali manoscritti sulla Terra oppure nello spazio vengono timbrati con bolli ricordo, con annulli ufficiali e non, che erano a bordo delle rispettive stazioni spaziali. Quindi qui sono esposte al museo. Qui abbiamo, diciamo, di nuovo il caso Olivetti, l'Elea 9003. Io avevo un filmato che sarebbe veramente il primo podcast che è stato realizzato dal nostro polo culturale. Mi riservo di mandarlo alla fine perché il collega che lo ha realizzato mi ha detto che me ne ha mandato un altro integrato, quindi vediamo se mi arriva e se no lo carichiamo nelle registrazioni poi successivamente. E mi avvio quasi alle conclusioni. Ebbene, è chiaro che una carrellata rapida che non annoia, non poteva che essere così, insomma abbastanza sintetica, comunque rimanda al fatto che i patrimoni culturali di musei come il nostro, che è un museo diciamo a metà tra la scienza e la cultura e la geopolitica, deve uscire dalle vetrine, inevitabilmente. E questo è il modo per disseminare la cultura, per generare lo spirito critico, i ragazzi che vengono da noi, in questo senso cerchiamo di orientarli.
e quindi inevitabilmente ci dobbiamo aprire allo scambio generazionale. I visitatori diventano visitatori, perché le intelligenze collettive in questo modo possono attualizzare un patrimonio che altrimenti risulta morto e che invece deve essere vivo. Il museo deve essere un'esperienza fisica e il distanziamento è questo ci ha insegnato, che sicuramente bisogna ricostruire la comunità fisica, ma attraverso proprio una comunità digitale. Questo l'abbiamo capito, lo abbiamo fatto anche proprio diciamo accrescendo la nostra presenza sui social. Quindi il museo deve essere partecipativo, vivere di scambio reciproco. Cito Mahler: la tradizione è la custodia del fuoco, non l'adorazione delle ceneri. E qui mi metto soltanto alcuni esempi. Ecco, questo è il nuovo portale del Polo Culturale. Al suo interno ci sono sia il Polo Bibliotecario che il museo, troverete tutte le collezioni, che il Palazzo Piacentini. Io vi invito a venire a visitare il Palazzo Piacentini. Le visite ricominceranno a metà luglio, ne abbiamo qualcuna già prenotata. È un unicum nel suo genere dei palazzi governativi, perché è stato progettato per dandogli la forma che rappresentasse la sostanza. Questo è un concetto molto interessante. Questo invece è il profilo social su Facebook del Polo Culturale. Questo è il nostro sito Instagram, è ancora all'inizio, e questo è il nostro canale di YouTube, dove carichiamo naturalmente tutti i video, anche questi del tavolo dei postali, ma noi facciamo moltissimi eventi, bibliocaffè, seminari, incontri con autori, e quindi vi invito a visitarlo. Ho un altro video però da farvi vedere, questo è davvero molto, molto carino. Gli studenti dell'alternanza scuola-lavoro del CANT, che sono venuti in alternanza l'anno scorso, hanno realizzato un molto carino, un video sul nostro museo, che adesso vi mando, lo prendo dal nostro canale YouTube, dal nostro canale social Facebook, perché lo abbiamo caricato qui. Un attimino di pazienza. Lo vedete? No, non sei in condivisione schermo. Oda ci stai andando. Ora? Oda ci sta andando, sì, lo vediamo. Ok. Thank you.
chiedo. Assolutamente. L'esercizio di stare andrebbe totalmente revisionato. Stavo per consegnare questa lettera, non c'è niente nella mia direzione, e poi mi devo ancora inviato. Sono notificato, a me non ho colpa. Le donne che ci danno il nostro ministero non impegno. Ci dà qualche tempo per inviare il servizio? Tempo, io non ho tempo da darvi, devo assolutamente consegnare questa lettera. Antonio, se ne hanno conto, oggi i ragazzi non mi hanno riconosciuto. Io sono Adriano Minetti. Dunque, vorrei ringraziarmi se ora possono coprire del computer. Questa lettera è per far conoscere meglio il mio impegno e la mia dedizione. Si figuri, io sono Luce e sono qui per lo stesso motivo. Devo dare a tutti che se non fosse per me non potrebbero utilizzare lo smartphone. È vero. Però era così povero che si è fatto sottrarre il proietto davvero. Ha ragione, non si diventi che nel 2002 è stata riconosciuta la paternità del pensiero. Nella radio abbiamo uno strumento appropriato per unire i popoli del mondo. Una larga via di comunicazione per il miglioramento delle nostre relazioni è a nostra disposizione. Dobbiamo solo seguirne il corso in uno spirito di tolleranza. Sono fermamente convinto della possibilità di raggiungere questo ideale. Oh no, devo fare presto. Devo assolutamente comunicare l'algoritmo. Sono riuscita ad intuire. Abbiamo molte altre cose per raccontarvi. Ecco qui. Bene, questi ragazzi hanno fatto tutto da soli. Ovviamente avete capito che gli abbiamo raccontato molto di Ada Byron e non solo, insomma, ma sono riusciti a mettere insieme tempi diversi, personaggi diversi, veramente in maniera assolutamente, sì, leggera, è ovvio, ma sono ragazzi di quarta liceo, quindi insomma è anche comprensibile, con scarsi mezzi per realizzare il video. E qui io vado a concludere di fatto. Se ci sono delle domande, non so, che volete farmi, intanto noi riapriremo il museo con ogni probabilità a metà luglio, a partire dal 12, se non ci sono intoppi di altro tipo. Il prossimo anno, essendo i 40 anni del museo, della inaugurazione del nuovo museo, ed essendo i 90 anni della inaugurazione di Palazzo Piacentini, quindi della consegna del progetto di Piacentini, pensiamo di fare diversi eventi. Al museo vediamo un po', se non saremo sotto lavori in corso, penso che, adesso non voglio fare insomma previsioni, ma penso che faremo una mostra commissionando un po' di mail art ed altro. Bene, molte grazie alla dottoressa Gilda Gallerati per questa sua presentazione, che oltre a essere una bella carrellata è stata anche molto animata da questi piacevoli e interessanti filmati che ci ha fatto vedere. Ora, come al solito, diamo inizio alla sessione di conversazioni, chiacchierate, domande che potete fare o in chat e io le leggerò, oppure direttamente attivando il vostro microfono e alzando la mano, premendo alza la mano. Io inizierei personalmente con due osservazioni. La prima riguardo a quanto è stato detto sui resti del Panfilo Elettra che sono stati disseminati per l'Italia. Questo è vero, e ricordo, perché c'è un collegamento postale, che qualche pezzo, un oblò, un pezzo di turbina e un occhio di gubbia è stato... attualmente si trova al Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste, e quindi che è di proprietà di Poste Italiane, non del Ministero. Ma insomma la famiglia ideale è quella, e in questo museo postale, cui nel mio piccolo nel 97 ho contribuito alla creazione, viene proprio, si entra con questi pezzi del Panfilo Elettra.
cosa che ci fa molto piacere. La seconda osservazione che faccio è che, avendo a lungo frequentato il Museo Storico della Comunicazione che ci è stato raccontato oggi, devo dire che per chi si interessa in maniera più specifica di storia postale e di anche di filatelia, è un'inesauribile miniera, sia dal punto di vista delle questioni tecniche inerenti alla stampa dei francobolli e delle carte valori postali, sia dal punto di vista proprio dell'organizzazione del servizio italiano pre-post unitario. E questo perché conserva sia una collezione molto ricca di saggi, prove, bozzetti adottati, non adottati, a volte poco conosciuti. Devo ringraziare coloro che hanno i dirigenti che hanno preceduto gli attuali dirigenti, che hanno avuto la bontà di prestarmi alcune di questi pezzi per le mostre che abbiamo organizzato a Montecitorio e al Quirinale. E in più anche i bozzetti a mano realizzati in grande formato dagli artisti, qualcuno ne abbiamo visto sia nelle immagini sia nel filmato, e vedere, diciamo, il bozzetto in grande formato con la ricchezza di particolari e del disegno a matita o a pennello dell'autore, mostra proprio il passaggio tecnico dal grande al piccolo e ci permette di apprezzare, insomma, ecco, ancor più il francobollo dal suo punto di vista tecnico e artistico. In più, il Museo Postale conserva anche una ricca documentazione archivistica, lettere, documenti e cose di questo genere riguardanti la creazione, la stampa, l'ideazione, e quindi può essere anche un ottimo percorso di ricerca anche veramente scientifica. Mi risulta che siano state anche realizzate o stiano per essere richieste tesi di laurea poi realizzate attraverso questa documentazione che è sempre stata messa a disposizione. Vi è anche una ricchissima collezione fotografica, di cui abbiamo visto pochi esempi, ma ci sono cassetti e cassetti pieni, e anche questo è un tesoro assolutamente nascosto che va valorizzato. Per esempio, qualche giorno fa, appunto, sono andata, beh, io vi avrei fatto vedere tutto quello che c'era, naturalmente. La collezione fotografica è molto interessante anche perché non soltanto ricca di presenze umane sulle fotografie, e che peraltro connotano anche, diciamo così, l'atteggiamento così un po' dandy di alcuni capi settore degli uffici postali, molto interessanti, devo dire. Ma c'è anche una presenza di fotografie sulla strumentazione a corredo, le ceste, i metodi di trasporto, veramente bellissime. E ho trovato, per esempio, anche una ricchissima collezione di rapporti con la RAI. La RAI faceva concorsi insieme al Ministero, concorsi artistici destinati evidentemente alla pubblicità, e quindi ci sono tutti i lavori di questi bambini che hanno partecipato, che oggi saranno uomini e donne. Sarebbe magari interessante addirittura andarli a scovare, se possibile, e sono veramente dei pezzi spettacolari. C'erano le prime trasmissioni culturali per la scuola, e conserviamo questi album che dentro contengono i pieghevoli pubblicitari delle trasmissioni culturali per la scuola. E poi c'è tutto il mondo delle targhette, anche quelle non le ho messe, delle targhette pubblicitarie, una sorta di pubblicità progresso, non so, dal fate il vostro dovere di contribuenti al mangiate i limoni e le arance di Sicilia, oppure non superate a destra e via dicendo. E conserviamo naturalmente tutti i registrati, tutti i caroselli pubblicitari, anche quelli. C'è una domanda, grazie, c'è una domanda in chat. Complimenti alla dottoressa, a cui chiederei se presso il museo
sono disponibili dei video sulla produzione dei francobolli, specialmente negli anni 50. Ho trovato qualcosa su YouTube dell'Istituto Luce e chiede se ce ne sono ancora. Non mi risulta che ci siano video di questo tipo, però abbiamo siglato alcuni anni fa un protocollo di intesa, diciamo, un rapporto di collaborazione formalizzato con il Poligrafico. Abbiamo con loro ricostruito la filiera di alcune missioni filateliche e presso il museo del Poligrafico, coloro che sono di Roma vi invito a visitarlo, è un piccolo gioiello, in questo momento è ancora su via Salaria, successivamente, ora stanno cominciando i lavori, si ristrutturerà il palazzo del Poligrafico, quello dell'Ottocento, che è vicino alla stazione Termini. Probabilmente i video forse li avranno loro, presumo, quindi si potrebbe tentare con una richiesta, magari proverò io a chiedere se c'è qualche video disponibile e magari vi farò sapere tramite Bruno. Grazie. Un'altra domanda, come è possibile visitare il museo quando sarà il momento? Ha particolari orari d'apertura o bisogna prenotarsi? Allora, la prenotazione si fa su museo.comunicazione@mise.gov.it. Se andate sul portale del Polo troverete tutti i contatti. Il museo riapre il 12 di luglio, è aperto durante la settimana. Il personale che lavora al museo, che io colgo l'occasione per ringraziare perché il museo è anche le persone che ci lavorano e quindi grazie alla Rivitti, la dottoressa Rivitti è la nuova direttrice del museo e poi ci sono altri colleghi come Mario Manetti, l'esperto della filatelia, come Cinzia Sbordoni, come Elisabetta Angelini, come Anna Rita Insalaco e fanno, diciamo, questi colleghi le visite guidate. Sono dedicati all'attività del museo dal lunedì al venerdì, dal mattino alle 10 fino al pomeriggio, l'ultimo orario di apertura del museo, se non ricordo male, intorno alle 16. Tutta la settimana, il sabato e la domenica, il museo purtroppo è chiuso. La particolarità di questa struttura è che non è un museo parte del MIBACT, è un museo che è all'interno di un'organizzazione pubblica che ha un'altra mission, ha un'altra vocazione, che è quella di fare le politiche industriali, fino a poco tempo fa energetiche, comunque per i consumatori, brevetti, la produzione industriale e via dicendo. Ancora per le telecomunicazioni, ci hanno tolto la cyber security, insomma è un ministero che si sta un po' alleggerendo con il tempo e questo crea tutti i limiti che potete immaginare, perché non essendo la mission primaria facciamo un po' fatica a farci riconoscere. Ecco. Comunque abbiamo da qualche tempo, dall'anno scorso, un decreto che ci pone sotto la tutela di interesse culturale del MIBACT e quindi questo almeno ci dà una dignità che prima, da un certo punto di vista, non avevamo. Certo. Voglio solo ricordare il collega Mauro Minerva. Ho dimenticato. Mauro è l'esperto di marcofilia. Bene, e noi lo salutiamo. E un'altra domanda in chat, il museo produce iniziative editoriali? No. No, ancora no. Mentre la biblioteca, editoriale, no, direi no, scusate. No, pubblica libri, ecco, insomma. Sì, diciamo. Sì, no, su tutti i fronti no. Bene. Altre domande, altri interventi? Nell'attesa che a qualcuno venga in mente qualcosa da chiedere prima di chiudere il collegamento, vi rubo allora un minuto per raccontarvi un aneddoto che riguarda il museo, che trovo molto simpatico. Quando nel 2003
organizzammo la mostra sulla Repubblica Italiana nella Sala della Lupa alla Camera dei Deputati, uno dei pezzi principe che era esposto in mostra era la prova di colore del 100 lire democratica conservato dal museo, dall'allora appunto museo postale, cioè il 100 lire in rosso, colore poi adottato in verde e in blu. Un pezzo che era già noto ma solamente fotograficamente e che per la prima volta, se non ricordo male, venne esposto dal vivo. Bene, io ero lì, diciamo così, di servizio per tutti i 9 giorni di apertura della mostra e un giorno venne da me una commessa della Camera, di quelle che stavano dentro la sala per servizi di sorveglianza e di sicurezza, e mi disse: senta, posso farle una domanda? Certo. Mi portò davanti a quel pezzo e mi chiese: ma questo pezzo è un pezzo particolarmente raro? Allora io le spiegai un po' che cos'era, una prova di colore, poco conosciuto, eccetera, eccetera. Ma scusi, perché me lo chiede? Ah, dice, perché recentemente un visitatore, purtroppo lei me lo disse quando il visitatore era già uscito, quindi io non vidi chi, quindi non so chi fece quella domanda, mi disse: scusi, ce l'ha un cuscino? E io, mi disse la commessa, rimasi meravigliata, le chiesi: scusi, ma cosa se ne fa di un cuscino? Ah, sa, io davanti a questo pezzo mi devo inginocchiare. Ecco, un piccolo aneddoto. Un'altra domanda: c'è un modo per aiutare il museo, ad esempio il 5 per 1000? Ah, meravigliosi. No, questo non è possibile perché comunque siamo all'interno di un'amministrazione pubblica e non mi risulta proprio che si possano fare donazioni. Diciamo che il fondo, diciamo il capitolo di gestione del museo, che quasi mi vergogno a nominare, con il quale noi dovremmo fare insomma interventi di manutenzione e quant'altro, è nelle competenze del bilancio dello Stato. Se ci serve qualcosa di più, attingiamo ad altri capitoli che insomma raramente riusciamo ad ottenere. Ma diciamo che già pagando le tasse ciascuno di noi un pezzettino lo fa finire nel bilancio del museo, quindi si tratta soltanto di poter spendere qualcosa di più. Certo. Vi è un'altra domanda: qual è il pezzo più antico o uno dei più antichi conservato nel museo? Ma Graziella, non so, io penso, è presente anche la direttrice, io credo che sia una cassetta, una buca di impostazione forse il più antico, che dovrebbe, non so, Bruno, tu ricordi, risalire forse... Una buca di impostazione che ha la data incisa, se non ricordo male, il 1667 ed è marchigiana. Infatti. È inutile aggiungere altro con Bruno. Sì, infatti, penso che questa sia il pezzo più antico. Poi forse c'è qualche libro, noi abbiamo sicuramente una cinquecentina nella biblioteca. Al museo sicuramente abbiamo qualche testo del 600, questo. Grazie. C'è una mano alzata da parte di Paolo Marcarelli che, se attiva il suo microfono, può fare la domanda. Volevo chiedere alla dottoressa Gallarà: esistono fotografie o di dipendenti postali o di uffici postali oppure di diligenze del periodo pontificio, proprio 1870, diciamo, se esistono proprio fotomateriali, a parte disegni del palazzi, cose varie? Guardi, a occhio e croce la risposta certa non ce l'ho, perché noi non abbiamo catalogato ancora il materiale fotografico. Però, diciamo, da un'osservazione fatta nel tempo, non credo che andiamo tanto indietro nel tempo. Credo che le fotografie che abbiamo sono del Novecento. Ci sono tante fotografie di operatori postali, molti messi, diciamo, in schiera, quindi fotoricordo degli uffici, interi uffici, però se lei mi fa avere la sua email,
se magari me la dice io me l'appunto. Dopo te la passo, Gilda, perché posso fare un approfondimento e se ci dà un po' di tempo le facciamo sapere. Certo. Noi abbiamo caricato poche ancora foto sulla banca dati fotografica dell'Archivio di Stato. Adesso dovrei recuperare il link. Comunque esiste una banca dati dell'archivio contenente le foto della maggior parte delle organizzazioni museali, sicuramente di Roma, e abbiamo partecipato al progetto e via via carichiamo il nostro patrimonio. È un lavoro piuttosto lungo, però abbiamo già cominciato, quindi credo, se non ricordo male, ne abbiamo caricate una sessantina. Posso solo aggiungere che qualche tempo fa c'è arrivata una richiesta per alcune foto che riguardavano l'ufficio postale centrale di Perugia, perché ci veniva richiesta la facciata ed era però successivo al periodo in cui c'era stato richiesto. Quindi, insomma, confermo in qualche modo quello che sta diciamo, che ha detto la dottoressa Gallerati. Alcune foto sì ci sono, ma forse non sono così indietro nel tempo, e infatti poi li abbiamo dovuti indirizzare verso l'archivio di Poste Italiane, perché come sa a un certo punto c'è stata la divisione tra noi e Poste, e quindi alcune cose sono rimaste a loro. Intanto sicuramente si può rivolgere all'archivio di Poste, non so se possiamo dargli un recapito di... Fabio Bonaccina poi può mandare a Paolo Marcarelli, di cui ha la mail, l'indirizzo del responsabile del museo di Poste. Comunque faremo la ricerca, vediamo se troviamo qualcosa. Perché al momento le foto più antiche sono quelle di Perugia. Nel mio libro che lei ha, si ricorda quando è stata fatta l'inaugurazione della fondazione, ci dedico proprio un capitolo sulle sedi. La cosa interessante è che Perugia al momento pare, me lo diceva anche Fedele, Perugia ha le uniche foto di un ufficio postale pontificio. Nel frattempo ne è saltata fuori un'altra di MacPherson, sempre del 1856, proprio una cosa eccezionale. Foto con lo stemma papale, direzione delle poste. È un unicum, esiste solo Perugia. Ma lei ce l'ha nel libro poi. Sì, sì. Ok. Bene. Non c'è altro, non ci sono altre cose. Sarebbe interessante trovare foto proprio del periodo pontificio. Venite al museo, mettiamo le mani nell'archivio. Purtroppo le fotografie, diciamo, ottocentesche sono frutto di felici casualità. È all'inizio del proprio fra i primi anni del Novecento e il 1935 circa, che più o meno in epoche diverse, tutti i ministeri statali ordinano una serie capillare di fotografie delle proprie sedi periferiche, l'intendenza di finanza piuttosto che gli uffici postali, piuttosto che gli archivi di Stato. E questi vennero realizzate queste campagne fotografiche, che sono ancora conservate nei rispettivi archivi, però sono di grandissimo interesse, però sono del periodo 1900-1935 circa, cioè quando partì questa idea di queste campagne. Confermo quanto dice lei. Posso dire l'ultima cosa brevissima? Confermo quanto dice lei. Infatti le foto che abbiamo dell'ufficio postale pontificio sono casuali, perché si trovano dietro una famosa fontana di Perugia, la Fontana Maggiore, famosissima, e per casualità dietro c'era la direzione delle poste pontificie. Allora, come fotografavano la fontana, sia Linari che MacPherson presero in pieno l'ufficio postale pontificio, una cosa eccezionale. Certo. Bene, vi sono altre domande? Note? Allora io ringrazio
la dottoressa Gilda Gallerati e tutti i partecipanti che hanno avuto la pazienza di seguirci in questa conversazione, ma anche nelle precedenti 10. Chiedo prima alla dottoressa Gallerati, a Gilda e a Graziella, direttrice del museo, di dirci due parole di saluto e dopo, a modo di conclusione, e poi a Fabio Bonacina chiederò la conclusione e i progetti per il futuro. Graziella? Eccomi, spero, perché sono sparita per un po'. Ho perso no, ti la vediamo. Linea. Ce la fate? Mi vedete adesso? Ci vediamo. Ok. Beh, io cosa devo dire? Vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio Bruno, ringrazio Fabio, perché è stato un periodo ricco, proficuo veramente per tutti noi. Un arricchimento e uno scambio, forse a senso unico di più, perché siamo noi che abbiamo imparato tantissimo da voi e abbiamo cercato di darvi così delle piccole curiosità. Gilda è stata molto brava, ma è una sfida confrontarsi con voi veramente. E spero che sia riuscita a darvi un po', insomma, di soddisfazione. E, è ovvio che la presenza non ha, come si dice, non ha prezzo. Abbiamo cercato di riempire questi spazi, come dicevi tu all'inizio, è il lato positivo di questo lockdown e anche scoprire la rete. Ringraziamo Marconi, ringraziamo Meucci per questo che comunque deriva da loro, insomma. Se oggi, come hanno giustamente ricordato i ragazzi, no? I ragazzi sono stati stupendi perché sono riusciti a fare una sintesi di 150 anni di scoperte. E che dire, io vi ringrazio, veramente spero di accogliervi in presenza a settembre e poi di continuare, insomma, questa collaborazione. Bene. Anch'io saluto tutti, ovviamente non mi sono avventurata in tecnicismi, non sono esperta in tanti settori sui quali voi siete espertissimi ed espertissime, quindi è stato soltanto così un modo per ritrovarci, per riparlare del museo. Saluto qualche amico, gli altri mi perdoneranno, Marco prima di tutto, Chipinti, un amico del museo da tanti anni, ti aspettiamo, ci avevamo tanti progetti così nel cassetto e invece sono tutti fermi. Saluto Angelo, Pier Mattei, se mi sta ascoltando, di AFI, saluto il dottor Veneri, saluto, adesso non lo vedo più, va bene, saluto tutti, ovviamente anche quelli che non conosco. Grazie per essere stati qui con noi e speriamo di ritrovarci, come diceva Graziella, ma soprattutto al museo. Vediamo se l'anno prossimo riusciremo a fare qualcosa di particolare e così vi costringiamo a venire a Roma. Benissimo. Allora, ricordo che questo è stato il tavolo dei postali organizzato dall'Istituto di Studi Storici e Postali Aldo Cecchi, di cui io, Bruno Crevato Selvaggi, sono il direttore, con il concorso del Polo Culturale del Ministero per lo Sviluppo Economico, di cui abbiamo appena sentito i due dirigenti, e del quotidiano di informazione filatelica online Vaccari News, per chiudere con l'Unione Stampa Filatelica Italiana, di cui Fabio Bonacina è il presidente. Fabio ora avrà l'ultima parola. Prego. Bene, l'ultima parola sarebbe la Z, ma sarò molto breve. Vediamo, adesso come tavolo postale abbiamo intenzione, abbiamo l'impegno, già da un anno e mezzo oramai, ma ovviamente il problema non eravamo noi, ma si chiamava coronavirus, di fare un incontro fisico che sarà a Trieste, come eravamo stati invitati al Museo Telegrafico, Postale Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste. Appena le cose si delineano, vedremo di organizzarlo.
Poi vediamo se ci sarà un ripensamento, ci sarà qualcosa di diverso, qualcosa di uguale, non lo sappiamo, dobbiamo lavorarci per continuare invece anche questa serie di incontri digitali che ci hanno permesso di allargare notevolmente il bacino d'utenza, perché non sono solo le persone adesso in collegamento in questo momento, ma sono le quasi 1000 oramai visualizzazioni che ci sono sulla pagina YouTube del Polo Culturale. Ecco, questi già sono elementi importanti, auspicati e convalidati, che ci danno la possibilità, ci danno la voglia di continuare in questo incontro, questo percorso. Mi fa piacere vedere che ci sono sia collezionisti filatelici di francobolli, di storia postale, eccetera, sia altre persone che hanno sempre visto la posta come un servizio, punto e basta. E vi cito uno dei commenti di stasera, se lo rivedo al volo, perché adesso sono scivolati. Eccolo qua, di Giuseppina Vinci, che dice: grazie per l'impegno profuso in questo ciclo di incontri, tutti interessanti e arricchenti, particolarmente per un profano. Ecco, questo è anche stato uno dei nostri obiettivi. Ce ne sono diversi ancora collegati adesso che ringrazio, persone che non sono collezioniste, persone che, come dicevo, vedono la posta come un servizio, però hanno scoperto un mondo completamente diverso, che va dalla cultura, va dagli aspetti tecnici, se vogliamo, gli aspetti collezionistici, senza dubbio, ma anche tanto altro. La storia, la geografia, la politica, l'economia, ecco, sono tutti elementi che possono essere raccontati agevolmente. Basta trovare le persone che lo sappiano fare, che sappiano le cose e anche un po' le sappiano anche raccontare, perché anche questo è importante, e abbiano la compiacenza, la voglia di condividere il loro sapere con tutti gli altri, le altre persone interessate. Chiudo dicendo che va bene il Museo Storico della Comunicazione, andiamo a vederlo. L'invito è, noi come Unione Stampa Filatelica Italiana facciamo ogni anno un congresso, quest'anno lo faremo a Roma tra il 10 e il 12 settembre, il 10 sarà un venerdì, e a Rebus Sixtantibus faremo anche la visita al museo. Per cui sarebbe l'occasione. Anche a Palazzo Piacentini, vi aspettiamo anche a Palazzo Piacentini. Ecco, quella sarà una giornata che appare in questo momento, stiamo aspettando le autorizzazioni, però appare molto densa, per cui potrebbe essere un invito, un'occasione per vedere in 10 ore, una cosa del genere, parecchie cose sulla Roma postale. Poi, questo è nella parte, diciamo così, di conoscenza del territorio. Poi il sabato e la domenica mattina sono invece riservate, sempre iniziative pubbliche in un albergo dell'EUR, sono riservate a brevi relazioni, un po' come queste, un po' più brevi sicuramente, nel senso che dureranno un quarto d'ora ognuno su vari argomenti postali e filatelici, ma non necessariamente troppo collezionistici. Il nostro pubblico, l'Unione Stampa Filatelica Italiana, è un'associazione di scrittori e giornalisti di settore, per cui è sempre alla ricerca di storie da raccontare. La storia da raccontare è quella dell'esperto che, come dicevo prima, che sa raccontarla, che sa sorvolare sui dettagli troppo tecnici, se vogliamo, però sa dare quel quadro d'insieme che incuriosisce e che un giornalista o uno scrittore può dire: beh, quella è una bella storia, la approfondisco per i fatti miei e la propongo ai miei lettori. Quindi è una manifestazione, un'iniziativa aperta a tutti, questa sarebbe la sesta volta che ci si riunisce con questa formula, ne facciamo una all'anno, coronavirus permettendo, girando l'Italia, e quindi quello che vi posso dire, se vi interessa, di tenervi sott'occhio la mail e comunicazione @uspi.eu e scrivere: sono interessato a sapere cosa farete e quando sarà possibile, ma fra non molto, pubblicare il programma di quelle 3 giornate, ecco, se vorrete partecipare sarete tutti benvenuti. Grazie ancora e buona serata. Bene, il video è terminato, lo troverete nei prossimi giorni su YouTube. Grazie a tutti, buonasera. Arrivederci.